dopo questa introduzione vorrei sottolineare alcuni altri aspetti, facendo notare che già la spiegazione di Erwin differisce molto da quella comunemente fatta e che attribuisce per esempio una responsabilità principale all'estremismo, all'impazienza, all'esagerazione. Segnalo che proprio da un paio di giorni sono riuscito a inserire sul sito un bellissimo testo di Franco Richaud sui cordones industriales, quindi una cosa analitica, purtroppo in spagnolo per ora, però molti lo leggono e lo vedono. Perché effettivamente c'era uno scavalcamento continuo da parte spontaneo di settore di massa e c'erano degli embrioni di dualismo, ma a livello locale con difficoltà enorme a coordinarsi, come è accaduto in tante altre rivoluzioni, a partire da quella tedesca del 18-19, che è, diciamo, un esempio classico di come la enorme combattività non è sufficiente se non si riesce a costruire in tempo una direzione che unifichi i vari settori di lotta. Nelle vulgate correnti, cioè, a parte la retorica che presenta soltanto come per la Spagna, eroica Spagna, si cantano delle canzoni, eroico Cile, e si fanno cantare gli Intillimani, che è anche gradevole per l'udito, però non si affronta il problema. Il perché gli Stati Uniti, che avevano deciso di stroncare questo movimento, non perché lo toccasse ancora così profondamente, ma perché la dinamica era di continuare a crescere lo scontro. Per esempio, quando ci fu il 29 giugno del 73 un tentativo di golpe abortito, vuol dire, insomma, i carri armati, la cosa che veniva sottolineata, che si fermavano ai semafori rossi e che facevano la coda per rifornirsi di carburante, cioè era una farsa, e quindi tutti hanno detto era uno scherzo di qualche squilibrato, eccetera. Invece era semplicemente una prova generale, l'avevano fermata perché avevano avuto dei contrattempi e non tutti erano stati avvertiti, ma l'avvertimento c'era, che si erano mossi i carri armati, che avevano cominciato a muovere, troppo pochi per riuscire. E invece è lì si è posto due problemi. Intanto quello che ha già sottolineato Erwin, l'armamento, non era il gusto di armarsi, ma una necessità. Se lo scontro è inevitabile, anche sul piano militare devi prepararti a questo scontro. Questo l'aveva detto nel 1962 Ernesto Che Guevara, quando aveva detto: ci sono dei paesi che potranno liberarsi con il metodo elettorale, potranno avere un risultato elettorale, le sinistre arriveranno al governo. Ma subito dopo cosa farà questo governo delle sinistre? Manterrà il suo programma oppure ci rinuncerà? Se ci rinuncia, tradisce il suo elettorato e perderà i consensi. Se lo mantiene, ci sarà la inevitabile risposta di tutti i centri del potere reale, dai grandi capitalisti, della Chiesa, dell'esercito, eccetera. E quindi bisognerà affrontare in questo modo anche lo scontro militare. Lo diceva nel 62, quindi 11 anni prima di quando è accaduto, ma era stato inascoltato. Detto per inciso, la tragedia è stata facilitata dalla lettura che fu data della sconfitta del Che in Bolivia, perché la sconfitta del Che in Bolivia è stata presentata come frutto di errori, di sciocchezze, di avventurismo, di ricerca, addirittura esseri abietti su Repubblica scrissero che Eros e Thanatos, che cercava la morte e l'avventura, eccetera. E comunque tutto il movimento comunista liquidò rapidamente, senza ripetere più volgarmente strateghi di farmacia, dicendo: no, non alludevamo a lui ma agli imitatori. Però il risultato è stato che hanno buttato via il bambino con l'acqua sporca, dato per liquidata quella cosa, ha facilitato altre sconfitte guerrigliere negli anni, in quegli anni. E personaggi ignobili come Régis Debray passavano da consiglieri
diciamo, da elogiatori della rivoluzione cubana passavano a fare gli elogiatori delle esperienze d'Allende, contrapponendola, come ha fatto poi Bertinotti tardivamente, riscoprendo che la via, andando a dire proprio in un giro in America Latina, che la via giusta era quella di Allende e non quella di Guevara. Ora io non dico, non dico che vadano contrapposti, però è vero che è mancato completamente la preparazione a uno scontro che non era un optional, era uno scontro inevitabile per l'enorme contraddizione di classe. Io, rimettendo sul sito alcuni scritti miei e di Livio Maizan, ho aggiunto, perché ero riuscito, sono, man mano sono riuscito a imparare anche a scaricare delle foto, ho scaricato una foto della pagina dell'Unità dell'11 settembre del 73, che io mi ero sempre ricordato perfettamente, perché dalla sezione, dalla sede dei GCR ero andato di corsa, che non aveva certo televisore, ero andato a vedere la sede che attualmente la sede è stata la sede di Sinistra Critica, cioè era la sede del PC, che aveva un televisore, e volevo vedere le notizie fresche essendo arrivata la notizia del golpe, e c'era l'Unità sul tavolo, e vado a vedere, c'era questa pagina, mi pare 4, con un'intervista a Volodya Teitelbaum, numero 2 allora del Partito Comunista Cileno, che era andato alla festa dell'Unità, la grande festa nazionale, intervistato da Emilio Sarsi Amadè, che non era nemmeno stupido, era anche un giornalista attento, eccetera, disse: no, non c'è nessun pericolo di golpe, e le ha detto il 10 ed è stato pubblicato l'11 in contemporanea con il golpe. Il nostro esercito è il più democratico dell'America Latina, e solo qualche familiare di qualche ufficiale sta facendo agitazione, ma non c'è nessun pericolo. È una cosa agghiacciante. Dice che i pericoli sono gli estremisti, compreso il MIR, ma compresa la sinistra del Partito Socialista di Altamirano, eccetera, cioè che era, lui, quando gliel'ho ricordato, si è messo a ridere a pensare che venisse considerato un pericoloso estremista. Allora, questo non è una questione che spiega solo, e c'è una responsabilità di Cuba anche, perché Cuba andò Fidel Castro a fare un viaggio, gli regalò il famoso mitra con cui poi gli rimase che suicidarsi Allende, e in pubblico non ha mai sconfessato il fatto di non armarsi, l'aveva fatto probabilmente in privato, lui dice di averlo fatto Fidel Castro, ma il problema era di aiutare, perché tutte quelle forze che nei cordoni industriali chiedevano di essere armati, e l'armamento significa anche addestrarsi, non si può fare semplicemente che l'ultimo giorno tiri fuori dei mitra, perché ci vuole un addestramento e una preparazione. L'esercito cileno invece era, primo non era vero che era il più democratico, secondo era stato, tutti i quadri superiori erano stati addestrati nella scuola della America a Panama dagli Stati Uniti, e questo già sono due, e terzo, esattamente come era accaduto nella guerra al momento della rivoluzione spagnola, quando Franco e gli altri generali traditori furono confermati nel loro posto dal governo repubblicano spagnolo, così Pinochet fu nominato capo dell'esercito al posto di Hugo Pratt. Allora, come vedete, le responsabilità erano enormi, ma la tragedia maggiore è che la lettura di quella vicenda fu fatta in maniera disonesta e truffaldina da Enrico Berlinguer, che continua a essere venerato da tanta parte di quelle briciole di sinistra che rimangono, perché Enrico Berlinguer diede una lettura veramente falsa, perché disse: non si può governare col 50% più uno, e dimentica esattamente che Allende non aveva avuto il 50% più uno, aveva avuto il 36%, e aveva fatto un accordo esattamente con la Democrazia Cristiana, che gli aveva dato i voti per un certo periodo e per condizionarlo, e quando non riusciva più a condizionarlo è passata ai golpisti. Poi si è spaventata perché i golpisti l'hanno fatto in proprio, come qui in Italia al momento della marcia su Roma,
l'appoggio c'era stato da popolari, liberali, eccetera, e poi dopo, quando hanno visto che Mussolini si impossessava di tutto il potere, allora hanno avuto qualche pentimento, e dopo il caso Matteotti. La stessa cosa lì, la Democrazia Cristiana inizialmente appoggia il golpe, poi non parliamo del cardinale, eccetera, eccetera. Allora, tutte queste cose non fanno parte delle rievocazioni, sono sempre commoventi, retoriche, grande ammirazione per Allende, che peraltro era persona degnissima, che magari ce ne fossero oggi di socialisti, però gli mancava comple, nel senso che era, e tra l'altro era l'uomo che sapeva cos'era l'esercito cileno, perché quando i sopravvissuti della guerriglia del Che, dopo 5 mesi e mezzo di peregrinazioni, braccati da 15.000 soldati boliviani, riuscirono a raggiungere la frontiera con il Cile, sapendo che l'esercito cileno li avrebbe tranquillamente presi o uccisi o consegnati all'esercito boliviano, andò Allende in persona, che era senatore a quell'epoca, nel 67, non era presidente forse già del Senato, ma andò per garantire la loro incolumità, quindi vuol dire che sapeva che tipo di esercito c'era. Però poi dopo invece, condizionato soprattutto dal Partito Comunista, che è stato quello con il ruolo più nefasto di pompiere e di predicatore di pace. Io vorrei, siccome vorrei che poteste intervenire, vorrei dire soltanto un'altra cosa che mi pare importante. I bilanci, uno l'ha già accennato lui, nei mesi immediatamente successivi al golpe ci fu la grande retorica armi al MIR nella sinistra. Era impossibile dire, e noi lo sapevamo, che purtroppo l'impreparazione aveva fatto sì che la lotta armata era stata c'erano stati alcuni focolai, ma erano stati stroncati rapidamente, perché o è un fenomeno generalizzato, preparato, organizzato. È come quando avvenne un'altra cosa, che a me, un'altra tragedia storica, quando l'austromarxismo, rinviando, fu costretto a accettare battaglia nel febbraio del 34, pur avendo armi e addestramento, non riuscì assolutamente a fare niente, perché man mano se l'era fatte togliere negli anni precedenti, arrivò in c'è un periodo che aveva 120.000 uomini in armi, mentre l'esercito austriaco ne aveva solo 40.000. Quindi vedete che la cecità dei riformisti, l'incapacità di prepararsi a uno scontro, come se fosse evitabile con le belle parole e con la moderazione, ha sempre avuto conseguenze tragiche. Ma bisogna anche vedere appunto la responsabilità che ci fu del MIR, non per il fatto di aver espulso alcuni, ma perché aveva un atteggiamento oscillante, più o meno come fu quello del POUM nella guerra civile spagnola, generosissimo e con un numero di caduti straordinari, ma con esitazioni nell'avere una posizione completamente chiara, diciamo, e questa è una delle cose su cui è possibile riflettere. Sono cose scomode, sono cose che non fanno parte della vulgata della sinistra. Io quando ho scritto quel libro Risveglio dell'America Latina, mi sono trovato in tutte le presentazioni che tutti facevano elogi, gli piaceva, cioè, tranne ma fai un capitolo sul Cile in cui dici delle cose severe su quello, cioè, non c'era verso di far digerire, come non c'era verso di far digerire che il golpe era stato possibile perché si era incrinato il rapporto tra la base sociale di Unità Popolare e il governo Allende, perché quando tu continui a frenarle, addirittura ci fu l'episodio terribile di alcuni marinai di Valparaíso che avevano denunciato i preparativi golpisti e furono arrestati e lasciati arrestare mentre ancora Allende era al governo, e quindi al momento del golpe stavano nel carcere per avere calunniato l'esercito e la marina dicendo che si preparavano al golpe. È chiaro che si era scollato, allora, perché in genere i riformisti vedono solo il ruolo nefasto degli Stati Uniti, che c'è indubbiamente, che lui ha sottolineato e che l'articolo di Andrea Martini ha sottolineato adeguatamente sul sito di Anticapitalista, spiegando
che è stata la prova generale e l'inizio di una fase di attacco generale ai lavoratori e ai loro diritti, e giustamente dice che è l'anticipazione del periodo thatcheriano e reaganiano, eccetera, eccetera. Però perché gli Stati Uniti hanno potuto farlo allora, in quel momento? Perché erano carogne prima e carogne dopo. L'hanno fatto perché hanno ritenuto che ci fosse un indebolimento che rendeva relativamente meno costoso il golpe, e infatti per loro non è stato così costoso, e per il capitalismo italiano e cileno e internazionale è stato un ottimo affare per alcuni decenni. È una cosa ineliminabile. Quindi su tutte queste cose ci sono molte lezioni da ricavare per il presente, anche se siamo così lontani dal dover fronteggiare un golpe, perché diciamo non c'è nessuno l'hanno fatto Strisciante e non c'hanno nessuna paura di quello che c'è per il momento. Però sarebbe meglio evitare queste letture distorte.